eccoci con Ludovica Langellotti e Milena Stacchiotti dopo il terzo posto di Latina. Una bella vittoria oggi. È stato un bel torneo, molto faticoso, diciamo, perché siamo qui in spiaggia libera. Ieri siamo partiti che c'era la pioggia, pensavamo di doverci fare 2 giorni con la pioggia, poi per fortuna è uscito il sole e sono stati in realtà poi 2 giorni molto piacevoli, a parte tutto questo inizio di pioggia. E niente, tutto. Senti Milena, ecco, le difficoltà che avete incontrato, se ce n'è stata qualcuna, e insomma invece la soddisfazione più bella che ti porti dietro dopo questi 2 giorni. Allora, difficoltà sicuramente ci sono sempre, poi bisogna capire se vengono da noi stesse o dall'avversario. In questo torneo, devo essere onesta, abbiamo espresso secondo me un buon gioco quasi sempre, a parte in qualche momento in cui appunto ci siamo messi in difficoltà da sole e a volte è stato l'avversario a renderci un po' più difficile la salita. Però tutto sommato ci siamo reso conto più che positivo, siamo qua vincitrici, quindi soddisfatti e sorridenti. Con i vincitori della seconda tappa dell'ICS Beach Volley Tour Lazio, la sensazione dopo questa vittoria, direi uno spritz meritato, no? Quello che stai bevendo. La birra, assolutamente lo spritz meritato, direi. Comunque ci tenevo a fare i complimenti per l'organizzazione di tutto il torneo, veramente siamo stati benissimo, accolti benissimo e soprattutto ci hanno trattato molto bene. È stato un bel livello, insomma, il torneo è stato bello acceso, tutte coppie forti, allenate, anche se noi non ci conosciamo benissimo, io e il mio compagno, questo tutti lo sanno, ma sono giusto 2 tornei che giochiamo insieme e ci conosciamo da meno di un mese. Conosciamo meglio gli avversari che noi stessi. Loro. Esatto, però a quanto pare ci siamo trovati bene. Ecco, c'è stato un momento, ecco, non so, della finale o delle partite precedenti in cui avete capito che, insomma, si poteva vincere questa tappa? Guarda, io... no, quando siamo arrivati a 21, prima mai avuto la certezza, è l'unico modo secondo me. Con le difficoltà maggiori che avete incontrato e la soddisfazione più bella che vi portate a casa? Dopo diciamo che il beach volley è così, insomma, puoi vincere e perdere contro tutti, quindi devi stare sempre lì sul pezzo, non con lo spritz, però sul pezzo, perché insomma se ti rilassi un po' troppo tutti possono fregarti, insomma, e vincere la partita. Però nelle fasi finali siamo stati belli compatti, abbiamo penso espresso un bel gioco e ci siamo portati a casa. La finale è stata penso la partita più bella da vedere. Obiettivi per quest'estate? Che vi siete posti? Io non mi sono posto nessun obiettivo, sinceramente. No, io personalmente voglio divertire, stiamo divertendo insieme, stiamo facendo tornei insieme. Se riusciamo anche ad allenarci un po' di più sicuramente possiamo toglierci altre soddisfazioni. Allora, aspettiamo la prossima tappa.